Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Allora, in diretta come sempre, buonasera, 21:13, è in onda una puntata di Focus, come vedete, sui Veneti schiacciati dalla crisi, ma stasera parliamo di famiglie, di imprese, con Mirella Tuzzato, con i volontari, ma anche degli alpini, perché 500.000 penne nere da domani saranno ad Asti. Domani parte, diciamo, il grosso degli alpini, arriveranno ad Asti e domenica in diretta, lo stiamo dicendo da diversi giorni, dalle 8:30 lo sfilamento, la giornata clou di questa grande adunata, l'89esima adunata nazionale, ripresa ad Asti dalle telecamere di Rete Veneta. Quindi seguite come ogni anno questa grande manifestazione con l'entusiasmo della popolazione. Asti è una città bellissima in Piemonte, 75.000 abitanti, ricordo un po' Treviso per dimensioni e poi perché c'è anche il vino, no? Il famoso spumante Asti, la Barbera e il Moscato, è un po' come Valdobbiadene, insomma, no? Si assomigliano molto e ci saranno non solo tanti alpini, tante persone e quindi una festa straordinaria che noi seguiremo in diretta. Parliamo ovviamente degli alpini e anche dell'assegno settimanale che ha consegnato Mirella, del Banco Solidale, insomma di tutti i temi di questa giornata, ma vi presento i tanti ospiti di questa puntata. Allora, intanto, cappellano militare Don Giorgio Zacher, buonasera. Buonasera. Buonasera Don Giorgio, grazie a tutti per essere qui. Floriano Zambon, sindaco di Conegliano. Buonasera. Buonasera, ovviamente, come vedete, un alpino, sono tutti alpini questa sera, o quasi, salvo la Mirella. Diventerà una penna nera anche lei. Grazie a Fulvio Pettenà, che è il Presidente del Consiglio Provinciale di Treviso. Buonasera. Mirella, parti anche tu per Asti? No, io sto in provincia. Buonasera. A Treviso. Giuseppe Panna, Assessore all'Agricoltura della Regione del Veneto. Buonasera, Assessore. Ciao a tutti. Buonasera. Il professor Marco Pierotti, che è direttore scientifico della Città della Speranza. Sì, buonasera, sono anche l'altro non alpino, ma comunque è stato in artiglieria a cavallo, quindi insomma. Volare.
Ecco, e avevamo avuto Franco Masello la scorsa settimana, quindi parleremo ancora di questa grande realtà della Città della Speranza. E poi Mirko Lorenzon, assessore alla Protezione Civile, buonasera. Buonasera assessore, a tutti. Grazie perché poi lei ha portato, vedremo, un po' di materiale, cucina da insomma. Campo, un materiale della Grande Guerra, ne parleremo e mostreremo davvero dei cimeli importanti. Abbiamo poi, eravamo in tanti stasera, grazie a Michele Favero di Indipendenza Veneta, buonasera Favero. Grazie a lei, direttore. Grazie al parlamentare del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà. Buonasera a voi tutti, viva gli buonasera. Altini. Buonasera e poi con grande piacere Sabrina Mazzonna e Alex Minuzzo che sono presidente e vicepresidente dell'Associazione Movimenti, un'associazione culturale che tra l'altro ha fatto moltissimo per il fondo dei veneti schiacciati dalla crisi. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Parleremo ovviamente della vostra associazione quanto prima. Allora, io direi di partire dall'inizio con un servizio, come facciamo di solito. Vediamo così tutti i preparativi e l'entusiasmo a Padova. Una grande sezione come quella di Padova! Molti alpini padovani sono già in viaggio verso Asti, tutto è pronto per l'89esima edizione della Dunata Nazionale delle Penne Nere che arriveranno da tutta Italia per il tradizionale appuntamento che culminerà con la sfilata. L'evento sarà seguito anche quest'anno da Rete Veneta che domenica mattina a partire dalle 8.30 trasmetterà in diretta le immagini emozionanti della sfilata delle Penne Nere. Intanto questa sera gli alpini saranno protagonisti di uno speciale focus insieme ai veneti schiacciati dalla crisi, come sempre a partire dalle 21.05 con il direttore Luigi Baciali e i suoi ospiti. Ad Asti le manifestazioni inizieranno già domani con l'alzabandiera che darà il via ufficialmente all'edizione numero 89, tre giorni per celebrare i 155 anni dell'Unità d'Italia, il secolo della Grande Guerra e i 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana. Saranno migliaia gli alpini padovani che parteciperanno alla Dunata, che per questa edizione ha scelto la città piemontese che dopo 21 anni torna ad ospitare gli alpini con le loro tradizioni. Servizio di Valentina Visentin. Mancherà purtroppo alla Dunata un grande alpino, forse il simbolo di tutti gli alpini, Cristiano Dal Pozzo, che è mancato a 102 anni. Chi non ricorderà, chi potrà dimenticare quest'uomo con la sua sariana, partecipava a tutte le adunate immancabilmente e lo spingevano in carrozzella negli ultimi anni, ma lui si alzava spesso e faceva dei tratti a piedi. Io dedicherei un applauso a quest'uomo in ricordo di quanto ha fatto e di quello che ha rappresentato per il mondo delle penne nere. Allora, Fulvio Pettenà, 500.000 alpini, tra l'altro 2017 a Treviso, no? Quindi un momento storico per il Veneto. Sì, sicuramente siamo reduci anche un piccolo cappello. Domenica scorsa, cioè sabato scorso, è stato rievocato l'immane tragedia del terremoto in Friuli che ha colpito principalmente la caserma di Gemona e la provincia di Treviso ha pagato con ben 12 ragazzi, tra cui molti coscritti, visto che di quello scaglione partecipavo, ero anch'io, facevo parte anch'io, solo che magari essendo alpino ero a Pontebba, molto più a monte, dove il terremoto ha limitato i propri danni. Quindi sicuramente la manifestazione è molto importante, ogni anno si rievoca ed è giusto, il giusto tributo a chi ha dato la vita, oltre ai 970 cittadini del comprensorio di Gemona e limitrofo. Sì, è una realtà, sicuramente è la festa più grande al mondo, solo il festival di Woodstock aveva dei numeri così impressionanti. Una festa a cui non serve servizio d'ordine, non serve celere, non serve guardiani, ranger o chi ne ha più ne metta, perché c'è un rispetto reciproco, quel rispetto che si è appreso durante la naia, che fa, cioè la penna ormai è una bandiera, è un salvacondotto. Quando uno ha una penna e vede in testa e vede un altro che ha difficoltà, la prima cosa che fa è chiedere cosa ti serve. È quello spirito che purtroppo si è perso col progresso, col mondo che va magari in altre situazioni, non certo quelle della solidarietà e del volersi bene. Vediamo immagini intanto di precedenti adunate. Tra l'altro ricordo che questa adunata di Asti avviene 21 anni dopo la precedente. Ad Asti c'era stata la adunata nel 94,
a pochi mesi da un'alluvione che aveva provocato gravissimi danni. E chi era arrivato per primo a soccorrere la popolazione? Gli alpini. Allora, assessore, andrà ad Asti? Probabilmente sì, nonostante gli impegni. Vabbè, sicuramente non domani, ma sabato pomeriggio, perché ho qualche impegno sabato mattina e domani, anche domani sera. Però assolutamente domani, sabato a una certa ora, siamo già in fibrillazione, perché ci aspettano gli amici, ci aspettano i commilitoni, già mi hanno telefonato. Beh, io ho fatto il servizio ad Aosta, alla scuola militare alpina, per 5 mesi, e quindi ho molti amici da tutte le parti d'Italia. Allora ci troviamo periodicamente a ogni adunata, facciamo quella che noi definiamo la DE, quindi montiamo le tende, Zambon se la ricordano, quindi cucine, eccetera, quindi si fa una bella rimpatriata e poi si gira per la città a vedere la festa. Dall'altra parte ho fatto poi il servizio a Feltre, nell'88 c'era anche il cappellano qui presente, che era il nostro cappellano, alla Zanettelli di Feltre, e allora poi si trova qui con Militoni, naturalmente poi con la sezione di Padova, che io faccio parte, Padova e Rovigo, e il gruppo di Cittadella in particolare. Quindi sono tutti una serie di appuntamenti. Tra l'altro abbiamo anche la nostra fanfara di Cittadella, che aprirà lo sfilamento della sezione di Padova, che farà un concerto in uno dei comuni intorno a Asti. Qui mi hanno invitato e qui non posso mancare, se non si arrabbiano, giustamente io devo esserci. Quindi sicuramente, oltre alla festa, dobbiamo comunque ricordare, ecco qua, l'alpino dei nostri reduci, l'alpino Dal Pozzo in testa, che è andato avanti, come diciamo noi alpini, ma ce ne sono ancora, fortunatamente. Noi a Cittadella, esempio, abbiamo dei reduci, che è l'ultimo rimasto, che ha 97 anni, la classe del 17, compie quasi 100 anni il prossimo anno, alla Dunata di Treviso, speriamo di portarlo qui 100 anni, questa è anche una bella festa per lui. E lo spirito che sempre ci ha contraddistinto è appunto quello di sapere obbedire alla disciplina, e l'abbiamo come alpini, tutti i soci alpini lo portano anche nel sociale, nella società, e dove c'è un alpino c'è sempre una sicurezza, come dico io. Allora, ancora le immagini degli sfilamenti, andiamo a vedere a Venezia cosa sta succedendo in vista della Dunata di Asti, vediamo. È già iniziata ad Asti l'invasione delle penne nere, e tra gli alpini già approdati in Piemonte non potevano certo mancare gli alpini veneziani. Beh, noi siamo arrivati semplicemente al punto numero 13 di quarto, dove abbiamo prenotato le sattore per fare il nostro campo Venezia. In arrivo da tutta la provincia, gli alpini a quota zero non saranno però numerosi in questa 89esima adunata. Guardi, io non credo che saremo molti, perché la destinazione è un po' lontana, l'età avanza. Io credo che se riusciremo ad arrivare a un centinaio di alpini alla sfilata, mi posso ritenere contento. Ancora impegnati a montare il campo, i veneziani hanno già assaporato l'accoglienza astigiana. Qua sono felicissimi di questa adunata, che sono ormai 5 anni che mancava dal Piemonte, per cui sono felicissimi di ospitarci. Accoglienza, divertimento e festa, come in ogni adunata che si rispetti, saranno assicurate anche ad Asti, dove l'unica vera incognita resta il tempo. Temporali e schiarite, piovaschi e schiarite, pioggia e schiarite. Quindi, è tutto così fino a domenica dovrebbe essere bello. Ma semmai siete pronti comunque a sfilare con qualsiasi tempo? 4 paia di scarpe e 2 mantelli, siamo preparati. Servizio di Barbara Todesco, tra l'altro la Triveneta, ricordavamo, l'anno scorso si è svolta a Conegliano, la prossima a Gorizia. Sindaco, era stata una grande festa. Una grande festa, e ha dimostrato che, insomma, l'organizzazione tiene, e penso che sarà una grandissima festa la Dunata del Piave del prossimo anno. I numeri sono stati impegnativi, il clima era quello giusto, ed è il clima che oggi c'è ad Asti, che vivremo fra un mesetto circa a Gorizia, e che poi vivremo fino in fondo a pieno nella Dunata del Piave, che è stata fortemente voluta ed è stata concessa, e credo che, insomma, noi onoreremo al meglio questo appuntamento, non solo con la sfilata della domenica, ma anche con un programma che stanno definendo e che secondo me
farà sì che sia una adunata memorabile. Le adunate sono sempre un momento particolarmente che ti prende, perché c'è il ritorno, si ritrovano gli amici, ma è un modo anche per relazionarsi con i territori, per ripercorrere strade che sono state percorse, per vedere anche dove sono stati fatti gli interventi, perché giustamente, come diceva il direttore, io ricordo benissimo la donata di 21 anni fa ad Asti, quando arrivammo, che da poco era capitato quel fatto, diciamo, di natura, e dove c'è stato un intervento importante anche della Protezione Civile. Ricordo che la Protezione Civile è nata nel 76 con il terremoto del Friuli, forse non vorrei dire, ma attorno alla Zanettelli, con la mobilitazione che fu, di cui fu capace sicuramente Zamberletti nella sua organizzazione, ma che vide l'Associazione degli Alpini con Bertagnoli immediatamente disponibile. Allora Mirella, fatta di luce e ombre la solidarietà, no? Noi ne parliamo spessissimo e si vede purtroppo, anche leggendo i giornali, che ci sono anche aspetti molto sgradevoli della solidarietà, ci sono cooperative, ci sono scandali, c'è il cosiddetto business, no, della solidarietà, a volte c'era tanti anni fa e si ripete. E si ripete anche in questi anni. E gli alpini danno un esempio, un fulgido esempio, no, di solidarietà onesta e di solidarietà concreta. No? Allora, io sono onorata di essere seduta attorno a questi cappelli che rappresentano la fatica, il sudore, i valori, le tradizioni, il voler cambiare l'Italia e farla diventare migliore. Ma sono onorata di essere a fianco di questo dottore della Città della Speranza, che ringrazio ma profondamente per quello che stanno facendo, per questa cosa che non ci fosse così grande che non so neanche spiegarla, perché io l'ho vista, l'ho vissuta e dico grazie, grazie di esistere, grazie che ci siete, di quello che fate. Sono onorata di avere un'associazione che poi lei presenterà, direttore, che sta facendo in un paese piccolo qualcosa di grande, cioè i paesi che si stringono alle associazioni che hanno voglia di fare nei valori, nelle tradizioni, e cercano di trasmettere queste cose. Ecco, io questa sera ringrazio queste persone che hanno voluto essere qui presente, ringrazio l'editore nostro, gli editori, la famiglia Yiannakopoulos, che ha voluto questa serata, lei in particolare, direttore, che come me crede nella solidarietà, nonostante ci siano più ombre che luci, però noi cerchiamo di dimostrare che la solidarietà è una cosa grande, è una cosa che va portata avanti tutti assieme, ma proprio lo dico alla politica, che va alimentata quotidianamente, perché stiamo vivendo un momento terribile, drammatico, e se non ci fossero i volontari io non so questo paese dove andrebbe a finire. Lo vediamo quando ci sono le grandi catastrofi, lo vediamo quando le famiglie hanno bisogno di aiuto, tutti si rimboccano le maniche. Io siamo un grande paese, siamo un grande Veneto soprattutto. Ricordo sempre che a Treviso siamo il più grande e abbiamo il più grande numero di associazioni di volontariato, e io sono fiera di questo e le ringrazio tutte e voglio bene a tutte, spero solo di far squadra. Finisco qui. Allora, tantissimi sms anche stasera, adesso tutti a fare i conti con la reversibilità, vabbè, si parlava di unioni civili, le vedremo tanti, su questo ne parleremo anche stasera, perché è un argomento di grande attualità. Mio nonno ha fatto 4 anni di trincea nella prima guerra mondiale per la nostra patria, da tempo amministrata da una banda di ladri. Arrivano sms ovviamente di questo tenore tutte le sere in cui andiamo in onda, grandi critiche alle istituzioni, all'esecutivo, al Parlamento, per quello che non si fa per un paese che si sta impoverendo e che sta invecchiando molto. Allora, prima di sentire poi il professor Pierotti, perché appunto parleremo della Città della Speranza, volevo restare ancora sulle penne nere con Mirko Lorenzon, che ringrazio per aver portato cucina da campo e quant'altro. No, Lorenzon? Sì, un po' di materiale recuperato negli anni, materiale originale della grande guerra, usata proprio dagli alpini, insomma, questo materiale. Abbiamo qui una cucina da campo con una necca, poi usata proprio dagli alpini, è smontabile. Necca viene
trovata, no? Quella delle macchine da cucire, proprio quelle, sì, sì, quei momenti facevano materiale bellico anche per gli alpini, quindi per tutto il Regio Esercito. Abbiamo la pentola a pressione del 1870, è una Pilsen usata dell'esercito austro-ungarico, però dopo è stata anche preda bellica perché proprio si rubavano un po' le attrezzature tra i vari eserciti. La caffettiera proprio, quella della prima guerra mondiale, due bussolotti, diciamo, due scatolette di carne che riportano ancora la data, uno la data 17 dietro, uno 1916, quindi usate naturalmente dagli alpini, sempre materiale proveniente dai Grappa. Il scaldino alpino proprio, usato, è quello ufficiale usato dagli alpini durante la prima guerra mondiale, andava al carbone, serviva per scaldare la gavetta con il mangiare che c'era dentro. La classica lampada, e poi qui abbiamo un po' di materiale, insomma abbiamo la classica borraccia in legno, la Guglielminetti, usata proprio dagli alpini, questa qua è del 1907, è marcata con Lodi dietro, quindi viene dal Piemonte, a proposito della donata che facciamo ad Asti. E poi abbiamo altro materiale, come questa qua è importante, ecco, se le inquadrate bene. Chi si leva la maschera muore, tenetela sempre con voi. È la famosa maschera antigas della prima guerra mondiale. Ricordiamo che a Caporetto sono stati massacrati dai gas i nostri soldati, insomma, hanno fatto migliaia e migliaia di morti. Trancia, la macchina fotografica in dotazione proprio agli alpini, c'è anche sui libri questa macchina fotografica. Interessante, è la macchina della Pocket Autographic, usata dagli alpini e poi da tutte le truppe, anche dei francesi, anche degli inglesi, però in particolar modo gli alpini servivano per immortalare tutte le scene più importanti di guerra, dove naturalmente magari i nostri facevano bella figura, che poi andavano magari sui giornali, sui media, su Corriere della Sera del Tempo, su altri giornali. Ha la caratteristica che ha un pennino dietro, e qui sulla pellicola scrivevano ad esempio Monte Grappa, ore 15:30. Se voi vedete tutte le fotografie della Grande Guerra, che sono scritte proprio sulla pellicola, ma le sono scritte con questo pennino, perché scrivevano sulla pellicola, poi la pellicola stampavano la foto e veniva fuori proprio la data, ora precisa del fatto. È un materiale abbastanza che era usato dalle nostre truppe, in particolar modo degli ufficiali degli alpini. Una cosa simbolica, è tutto materiale che comunque racconta un po' la vita della trincea, è materiale che i nostri alpini toccavano. Allora va bene per la Mirella, sono in trincea. Le penne, qui abbiamo ad esempio la classica penna proprio da ufficiale, è quella proprio una Waterman, USA 1903, usata proprio dagli ufficiali, quindi da qualche ufficiale anche delle pinne. Dall'altra parte abbiamo il famoso pennino fatto con due bossoli vuoti del 91, fatto dai soldati in trincea quando magari lavoravano durante il giorno, non sapevano cosa fare, perché non è che si combattesse tutto il giorno, passavano, la nostra era una vita di trincea, quella degli alpini, e magari stavano settimane senza far niente, oppure sparavano qualche colpo, facevano opera di cecchinaggio. Questa qua era un po' la vita di trincea. Ramponi abbiamo, abbiamo la classica trancia che tutti quanti conoscono, è la trancia quella usata proprio dal nostro Regio Esercito, la traversa, quella che trovate su tutti i libri di storia, è stata usata fino al 18, poi non è più usata perché era ingombrante, poco pratica e si rompevano sempre i manici. Un po' così era la roba italiana a quel tempo, non avevano grandi cose. La famosa lampada, per chi non sa, sta qua è una lampada da soffietta, veniva innestata sulla canna del fucile, e quando gli alpini andavano introdotte sulle trincee si faceva un po' di luce, insomma, oscurata un po' a candela dentro, andava accesa, e questa è la classica lampada praticamente in dotazione al 91 o al Betley, che era il fucile prima del 91, che è stato usato anche nella Grande Guerra. Poi elmetti, qui abbiamo l'elmetto classico Adria, sto qua è il modello 15, riporta ancora, è originale della prima, riporta ancora il colore blu horizon francese, perché nel 1915, quando sono entrati in guerra, gli italiani non avevano l'elmetto. Li hanno comprati dalla Francia nel 1915 e li hanno comprati così grezzi, di colore ancora azzurro, proprio quello francese, e li hanno utilizzati. Qui sono gli occhiali proprio per l'antineve, insomma, per i riflessi, sempre quelli ufficiali. Poi nel 16 hanno fatto, diciamo, l'altro tipo di elmetto, che è il modello 16, infatti è di color verde, e questo qua è quello fatto proprio dagli italiani in Italia l'anno dopo, insomma, che è molto più leggero, è di latta, è un elmo che contava poco rispetto a quello austriaco, quello tedesco, grosso, che era di puro acciaio, che quindi difficilmente si bucava. Questa era un po' la situazione dei nostri alpini, che nonostante tutte le difficoltà sono riusciti a vincere la guerra. Un po' questa qua è un po' il discorso di tutti questi oggetti, insomma. Grazie, insomma, poi ovviamente passiamo anche ad altro con lei, perché anche lei ha tante cose da dire. Allora, Don Giorgio Zacher, no? Che valore, oggi
il ruolo del cappellano militare, così come c'era ovviamente al fronte, no? Come c'era, c'è stato sempre durante la vita militare, no? Il cappellano militare. Senz'altro che io non posso dire bugie perché c'è un alpino che è stato con me, siamo stati insieme a Felte, quindi io devo stare attento, no? La presenza del cappellano militare, soprattutto quando erano ragazzi di leva, seguiva i ragazzi di leva. Non c'era la gerarchia, diciamo, tra il cappellano, anche se era magari tenente, il comandante era colonnello, tenente colonnello, però c'era una linea diretta, cioè il cappellano, parlando con i ragazzi, con i comandanti di compagnie, varie cose, la problematica veniva affrontata con il comandante. Assieme al comandante c'è il medico, e il consigliere ufficiale. Perciò io parlo dei ragazzi di leva, almeno a Feltre, quei 10 anni che l'ho passato, era una caserma operativa, una caserma anche molto attiva, il reclutamento era quasi tutto vicentino, oppure veniva anche da Bologna, mi pare, di quelle zone. Sì, Bologna, che però il reclutamento. Il cappellano seguiva lì, riparti erano fuori, siamo stati in Aspromonte nell'88 con il colonnello Reato che abita qui a Paese, abbiamo cominciato le prime uscite. Cosa serviva al cappellano militare? Senz'altro non solo per l'assistenza spirituale, un supporto morale, cioè nel senso il cappellano era, non dico al di sopra delle parti, ma al di sotto di tutti, cioè nel senso doveva servire tutti, servire il comandante come servire il soldato. Problemi che nascevano, soprattutto i ragazzi venivano dalle famiglie vicentine, soprattutto non sapevano neanche alle volte lucidarsi le scarpe e venivano magari puniti. Allora dai qualche parola tra il medico, conforto, tra il cappellano, cappellano e si gira. Io mi ricordo anche i comandanti raccomandavano, cercate di non correre in macchina perché purtroppo tanti quei incidenti stradali, anzi diceva il comandante, senti arrivi un'ora in ritardo, avrai un giorno di consegna, ti conviene arrivare in ritardo che non correre. Quindi c'era questo rapporto bellissimo tra gli alpini e gli ufficiali. Ciascuno ha la sua autorità, il suo ruolo. Certo. La cosa più bella anche vedevo, il colonnello oppure il comandante di brigata passava prima a vedere gli alpini a mangiare, poi venivano gli ufficiali, andavano a mangiare per ultimi, no? Ma prima volevo accertarsi di questo. Non posso non citare, chiedo scusa al pubblico, il generale Federici, comandante del Corpo d'Armata, quando lui seguiva gli alpini tramite appunto cappellano, il comandante, di compagnie, parlava con loro, veniva, mi ricordo, da Bolzano, atterravo qualche volta anche nel Piave, dovevamo noi, ci dava e ci si dava, cioè lui stava per il benessere del personale, però voleva anche i campi, varie cose. Ma Giorgio, lei andrà ad Asti, sarà lì domenica? No. No, non ci va. No. No, no, non andrà. Allora, se il sindaco non vuole celebrare l'unione civile, sarà un suo vice a farlo, se no è omissione di atti d'ufficio. Abbiamo alpini politici stasera, per cui andremo anche su questo tema, no? Perché c'è Bitonci che ha detto che non celebrerà unioni con coppie omosessuali, Renzi si è arrabbiato molto, ha detto deve rispettare la legge, deleghi, e Bitonci, lo sentirete dopo, ha detto, beh, delego Renzi così. Allora, congedante del 70, non riesco a leggere, del 77, mai partecipato mai a nessuna durata, spero per quella di Treviso, o la Orompi, viva la Giulia, il battaglione di Tommezzi. Allora, guardiamo, ci sarà invece ad Asti il Corre del Vice di Bassano e Grappa e poi continuiamo qui in studio. Vediamo il servizio. Il Corre del Vice della sezione Ana Montegrappa sarà protagonista della Dunata degli Alpini di Asti che Rete Veneta domenica trasmetterà in diretta. Il gruppo bassanese è in partenza per il Piemonte dove oltre a sfilare cantando sarà impegnato in altri concerti.
Ne abbiamo due, a dire la verità, perché il solito concerto la sera, dove sono impegnati tutti i cori, che vengono divisi nei vari posti, nelle chiese, nei teatri, e poi quest'anno ce n'è uno, un concerto, ma è una, più che altro una maratona di cori, che si svolgerà nel Battistero San Pietro, in centro ad Asti, e lì ci sarà una maratona dalle 10 del mattino fino a tardo pomeriggio. Il coro del Weiss, se ci sarà l'occasione giusta, come già successo in passato, canterà per gli anziani del posto. Se arriviamo lì e troviamo l'occasione per andare a portare qualche canto in una casa di riposo o in un ospedale, così via, ben venga. L'abbiamo fatto tante altre volte e speriamo che sia questo, perché è una grande soddisfazione. Con spirito alpino ci si mette al servizio della comunità. Si trovano delle grandi soddisfazioni. Abbiamo cantato anche in case di cura per disabili e abbiamo fatto dirigere i disabili il coro. È stata un'esperienza meravigliosa. E poi sti anziani che cantano ci vengono dietro, perché le canzoni, quelle vecchie, le sanno anche loro. E il Ponte di Bassano, il Monte Grappa e così, ci vengono dietro anche loro e qualcuno poi parte con i ricordi. Una notizia è arrivata poco fa: il Consiglio di Stato ha bloccato le autorizzazioni per i lavori che dovevano partire sul ponte di Bassano, una vicenda che interminabile, sta diventando veramente una farsa quasi. Allora questo grande malato che ha bisogno di un'opera di restauro, perché è un ponte antico da curare assolutamente e velocemente, bloccato dal Consiglio di Stato. Siamo come al solito alla mala burocrazia, no? alle pastoie, i bastoni tra le ruote. Allora, professore, noi parliamo spesso di medici in prima linea, si potrebbe dire voi siete sul fronte proprio di quanto di meglio si possa fare nel vostro caso per bambini malati di patologie onco-ematologiche, se non dico male, comunque bambini che hanno purtroppo la leucemia, dei tumori del sangue. Il ruolo del direttore scientifico, intanto, partiamo da questo. Sì, intanto se me lo consente io vorrei esprimere anche un po' l'emozione di essere insieme agli alpini, perché io ritengo che siano portatori di valori e di esempi di cui una nazione sentimentica, queste che sono dei suoi fondamentali, credo che non abbia un futuro. Quindi io sono, diciamo, molto contento di questo e credo che finché ci sarà ogni anno la donata degli alpini potremo guardare con ottimismo il nostro futuro. Ecco, detto questo, il direttore scientifico è un po' il cuoco che prendendo gli ingredienti confeziona un pasto che si spera digeribile e che faccia del bene a chi di questo pasto deve nutrirsi. Il nostro è un istituto, nella mia precedente esperienza, io ho diretto anche per 8 anni l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, precedentemente diretto dal professor Umberto Veronesi, molto famoso, ho occupato anche dei ruoli in Europa, ma ho trovato qua a Padova un'opera che non ha uguali, non solo in Italia ma anche in Europa, questi 9 piani di torre di ricerca della Città della Speranza, che nasce, anche questo è un esempio e un valore che credo bene si abbini con gli alpini che onoriamo questa sera, della generosità, della imprenditorialità veneta e del non aspettare che qualcuno risolva i problemi per noi. E usano tecnicamente un concetto, non mi piace, cioè non mi piace, si usa, fa un po' scena, sussidiarietà, ma questo esprime il concetto, cioè dove il cittadino trova un bisogno che lo Stato non soddisfa, lo fa lui. Poi magari arriva il Consiglio di Stato e non ti lascia fare le cose, però insomma questa è la tendenza. Questo istituto appunto nasce dalla volontà di 2 imprenditori, soprattutto di Franco Masello, il presidente della Città della Speranza, e Andrea Camporese, che è il presidente dell'Istituto di Ricerche Pediatriche, e si occupa di tutte le malattie del bambino. In particolare lei accennava l'oncoematologia, dove siamo orgogliosi di dire che curiamo l'80%, grazie al reparto diretto del professor Basso, l'80% dei bambini ammalati di queste leucemie viene oggi curato, e non è poco.
Questo è un centro che è conosciuto non solo in Italia, non solo nella regione Veneto, ma in tutta Europa. Vengono mandati i casi per fare la diagnostica più avanzata, che è il passo prima della cura, della terapia. E questo è straordinario perché lo Stato ha messo veramente poco o nulla ed è tutto opera del volontariato e della generosità delle persone che si manifesta con manifestazioni di tutti i tipi e anche con il famoso 5 per 1000 che sembra una cosa straordinaria ma è una delle poche cose di cui l'Italia, la politica, perché di fondo riconosciamolo che viene dalla politica, ha voluto e saputo fare questa grande iniziativa che permette di finanziare varie attività, soprattutto ho visto tra l'altro sulle cronache di questi giorni, sono proprio le associazioni che per esempio l'AIRC, Medici Senza Frontiere, Emergency, che si occupano di salute, che vengono finanziate dagli italiani. Questo probabilmente c'è un messaggio, cioè probabilmente esprime anche un disagio che quello che viene fornito, o forse la maniera con cui viene fornito, per esempio io ho lavorato per 42 anni nel sistema pubblico e quindi conosco bene queste dinamiche, sono state chiamate aziende ospedaliere, quasi pensando che la salute sia una merce. La salute intanto è un dono, credo che il cappellano sia d'accordo con me, ma poi è un valore e quindi non può essere mercificato. Assolutamente. Senta, professore, poi Franco Masello tra l'altro aveva parlato del ruolo degli imprenditori, aveva auspicato che insomma i grandi imprenditori, non solo grandi, in Veneto, nonostante soffrano dal punto di vista congiunturale per quello che sta capitando ad un territorio che era così ricco, però insomma sostengano la città della speranza e tutti coloro che fanno, che svolgono questa meritevolissima attività. Allora, volevo dire a proposito del Ponte di Bassano, che sentiremo tra poco il sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, che avrà un diavolo per capello, perché appunto finalmente era stato dato il via libera, adesso interviene di nuovo il Consiglio di Stato e tutto si blocca nuovamente. Onorevole D'Incà, mi pare che voi abbiate anche in qualche modo seguito questa vicenda, in ogni caso è possibile andare avanti con tutti questi organismi che intervengono, il TAR, il Consiglio di Stato e poi arrivano i tecnici del Ministero, cioè si vuole andare nella direzione di salvare il patrimonio culturale e l'ambiente, mettiamoci anche quello, dopodiché ci sono sempre queste... Chiaramente la burocrazia del nostro paese soffoca la nostra economia, soffoca l'intraprendenza di molti amministratori locali che si trovano spesso in difficoltà nell'affrontare le problematiche di ogni giorno, ma non si vede solo in Veneto, si vede anche a Roma. Roma insomma l'avete vista in che condizioni paurose è in questo momento e di fatto insomma è dovuta a quella burocrazia assillante che governa sia nel comune di Roma stessa che all'interno insomma del Parlamento. Se mi permette però questa sera è per gli alpini, insomma, no, voglio portare anche così una mia visione insomma degli alpini, visto che sì sono nato nel 1976 per certi versi, ma sono cresciuto con un nonno che era del 1910 e i racconti della seconda guerra mondiale hanno fatto diciamo così da cornice a tutta la mia infanzia, quindi veramente ho ricordo dentro di me dello zio Aurelio per esempio che si è fatto campo di concentramento, dello zio Lisio che ha combattuto a Cassino, del nonno Giovanni che è stato prima in Albania, ancora in Montenegro, tutte persone che hanno veramente dato la vita, come esempio lo zio Beppi che è morto diciamo nella campagna di Russia, quindi sono persone che hanno dato la vita per il nostro paese credendo in delle idee sbagliate al momento, perché chiaramente hanno combattuto anche per fronti sbagliati, con guerre sbagliate, ogni guerra è sbagliata, ma in quel caso sicuramente insomma avevamo un alleato nazista all'epoca e abbiamo veramente mandato al sacrificio tanti giovani nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, sulle nostre montagne che poi sono bellunese, quindi vicino anche a quelle zone di guerra che tante volte insomma hanno visto il sacrificio di tanti valorosi soldati. Io credo che degli alpini bisogna
prendere ogni bene, la volontà, la capacità, la capabilità che hanno sempre avuto. Ci troviamo davanti forse a un Veneto che ha perso quei valori, secondo me, non tanto nelle persone comuni, in quelle che lavorano ogni giorno, ma nella sua classe dirigente. Credo che la situazione delle banche in Veneto abbia dimostrato come certi valori sono scomparsi, come addirittura anche, secondo me, la classe politica forse non si è accorta nel passato dei vari galan, di quelli che poi hanno rubato attraverso il Mose, quelli che hanno rubato attraverso le nostre popolari i risparmi delle persone e dei veneti. Credo che molti veneti oggi andranno ad Asti, sicuramente faranno una bella festa, cercheranno di essere felici in questi 2 giorni, in questi 3 giorni, ma avranno sicuramente il cuore anche nei confronti dei tanti risparmi perduti. E noi verso queste persone siamo vicine con degli atti concreti. Eravamo con Berti a Bruxelles, a una conferenza stampa, per ritornare sul punto della Popolare di Vicenza e di quanto è stato fatto di banditismo all'interno di quella banca. E non c'è nessun timore nel dirlo, l'abbiamo detto più volte, anche nei confronti di tante aziende che hanno giocato sulla pelle dei veneti. Oltre a questo, chiaramente vi dico una cosa in più: oggi i parlamentari del 5 Stelle hanno firmato un esposto nei confronti, un esposto alla, non soltanto ad una procura, ma a 6 procure nei confronti delle 4 banche, la Cari Ferrara, la Cari Chieti, la Banca Etruria, la Banca delle Marche, che hanno messo in ginocchio un grande pezzo del tessuto produttivo del nostro paese, dove anche lì ci sono molti veneti. Viva gli alpini e viva tutti gli ideali e tutto il cuore che avete messo in tutti questi anni, in tutto il lavoro che avete fatto. Grazie Dinca, ciao Rete Veneta, mio suocero artiglieria di montagna, 106 anni, viva gli alpini e complimenti al suo suocero, lo salutiamo calorosamente. Allora abbiamo in linea, e lo ringraziamo, il sindaco di Bassano del Grappa. Buonasera sindaco, perché vorrei che buonasera proprio commentasse questa doccia fredda che è arrivata dal Consiglio di Stato. Ci sono elementi per valutare questa decisione, ci può dire qualcosa a riguardo e che altri passaggi ci potranno essere a questo punto, visto che le autorizzazioni sono state nuovamente bloccate? Ma guardi, lo sconcerto è notevole e anche un po' di desolazione, nel senso che abbiamo fatto veramente tempi da record per la progettazione e per il fundraising e oggi ci tocca aspettare la lentezza burocratica di una giustizia amministrativa che pare abbia interrotto un'altra volta, nel senso che la sospensiva che era stata negata con sentenza lapidaria dal TAR Veneto, che aveva praticamente sovrapposto la sentenza al verbale di commissione di gara, oggi è stata ribaltata dal Consiglio di Stato, che ha detto no, bisogna aspettare ancora, bisogna aspettare l'8 luglio per capire se la sentenza di merito dirà che l'esclusione del Vardanega è stata legittima oppure no. Ecco, ma dico, e da qui all'8 luglio, se il grande malato dovesse peggiorare, no, facendo tutti gli scongiuri del caso, dopodiché chi ne risponde? Cioè ne risponde chi voleva fare i lavori o chi li ha bloccati? Perché questi sono veramente... Sono decisioni incomprensibili, no? Cioè, non si capisce perché ci siano queste sospensioni addirittura di mesi, no? Perché uno dice decideremo tra una settimana. Cioè, che cosa ha saputo a riguardo, sindaco? Cioè, la ragione tecnica l'abbiamo capita benissimo, no? Però di fatto che cosa si teme? Cioè che non siano stati fatti tutti i passi necessari dal punto di vista tecnico, tutte le, diciamo, le perizie, tutti gli studi che sono stati finora, a cosa sono serviti? Ma gli studi sono stati fatti assolutamente a regola d'arte. Il motivo del contendere è la decisione tecnica della commissione di gara di escludere una ditta che aveva fatto un avvallimento con un consorzio perché non aveva le categorie necessarie e la commissione di gara ha detto che quell'avvallimento era formale ma non sostanziale. Su questo il Consiglio di Stato ha detto effettivamente non c'è motivo di dare la sospensiva, anzi chiedo scusa, il TAR Veneto ha detto non c'è motivo di dare la sospensiva, il Consiglio di Stato ha ribaltato. Non conosco ancora le motivazioni ovviamente perché ho ricevuto la telefonata dell'avvocato in tarda serata. Domani ci vedremo con l'avvocato e chiariremo quali sono i prossimi passi, però c'è il rischio concretissimo che si debba attendere ulteriormente quando invece tutto è pronto e il cantiere è già cominciato per altri 2 mesi. E sappiamo benissimo che per noi 2 mesi, dovendo andare a lavorare in Brenta, non sono 2 mesi come per un qualsiasi altro lavoro pubblico, sono 2 mesi che poi possono far scattare ritardi ulteriori. È chiaro che siamo anche in una situazione delicata perché
pur avendo alleggerito il ponte a novembre e quindi avendo una situazione che negli ultimi mesi è stata stabile dal punto di vista degli abbassamenti, che non ci sono stati, non possiamo attendere a tempo indefinito. Domani faremo una riunione urgente, faremo le valutazioni del caso e poi in conferenza stampa comunicheremo gli ulteriori dettagli della faccenda. Bene, grazie Sindaco, grazie molte. Buon lavoro, a presto, domani ovviamente daremo conto della conferenza stampa e di tutto quello che sarà stato dichiarato ed eventualmente così previsto in una situazione così difficile. Beh, oggi la puntata sugli alpini è arrivata la notizia sul ponte degli alpini, no? Tra l'altro una coincidenza, ci ha rovinato la serata. Nazionale Alpini prendesse in mano l'opera e con tutte le nostre maestranze ce lo aggiustavamo da soli senza fare tanti appalti che purtroppo fanno poi alla fine corsi della prima ditta alla seconda. Ricordo che comunque la Regione Veneto ha anche messo €1 milioni su questo ponte, perché ci crediamo, cioè anche il nostro Presidente Luca Zaia ha voluto fortemente investire anche su questa opera, che è un simbolo di tutto il Veneto, di tutta l'alpinità. E quindi è sconcertante che succedano queste cose. Io faremo un appello a Asti, ce lo aggiustiamo da soli, penso che ci mettiamo tutti 350.000, con chiodo a testa lo sistemiamo. E lo sistemate forse anche meglio, sicuramente. Senza forse. Allora, andiamo a vedere che cosa si fa per le famiglie, cosa fa Mirella col Fondo per i Veneti schiacciati dalla crisi, quindi con i vostri contributi per le famiglie in difficoltà. Questa volta è a Vicenza, no? Hai dato l'assegno, e da Vicenza partiranno, sono già partiti migliaia di alpini e ne partiranno ancora domani, diretti ad Asti, 8:30 in diretta, lo ricordo sempre la mattina di domenica, lo sfilamento con le telecamere, ripreso dalle telecamere dirette Veneta. Allora Mirella, poi vediamo intanto la consegna dell'assegno e poi vengo da te subito. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Vicenza. Voi direte un'altra volta, sì, un'altra volta, perché c'è un bambino piccolo e voi sapete che dove ci sono famiglie in difficoltà con bambini piccoli, noi ci siamo. Oggi c'è Michele che ha bisogno di noi. Questo è il suo papà, Francesco, ma io sono qui soprattutto per Michele. Cos'è successo, Francesco? Ciao Mirella, grazie che sei venuta qua, perché veramente non sapevo più cosa fare. Siamo disperati a casa perché siamo in affitto arretrato, abbiamo le bollette tutte scadute già da un pezzo. Non riusciamo a vivere con questo stipendio che ho, perché è proprio impossibile con €600 al mese. Ho una bambina e un bambino piccolo di 3 anni, sono anche separato, e ho chiamato un po' gli interventi sociali, gli assistenti sociali, ma nessuno mi ha aiutato. Ho parlato con diversi politici, diverse istituzioni, ma nessuno mi ha aiutato. Allora facciamo una cosa, Francesco, intanto apriamo il nostro furgone dove c'è la borsa, perché tu mi hai detto io ho bisogno anche della spesa, prendi pure. Allora adesso andiamo in casa di Francesco e andiamo a trovare Michele, andiamo? Cosa vorresti chiedere per tuo figlio? Cos'è che tu vorresti al mattino alzarti, vedere il tuo bambino e dire ecco il tuo papà, cosa riesci a darti? Ecco, io vorrei dargli la sicurezza che lui non gli manchi nulla, cioè non gli manchi da mangiare, non gli manchi da poter andare all'asilo, perché tra un po' dovrà andare all'asilo. Ecco, le cose principali, perché l'amore e l'affetto dei genitori ce l'ha. La mia compagna parla 3 lingue, praticamente è andata in tutti i posti, è andata dall'assistenza sociale, ha fatto dei colloqui, però non l'hanno mai chiamata. Francesco, la grande famiglia di Rete Veneta da questo assegno te. Grazie. Perché tu mi hai detto oltretutto a questo assegno ti stai commuovendo anche tu. Ma certo. Avevi bisogno anche della spesa, perché non avevi neanche quella. Sì, grazie. Guarda, non lo so, io ringrazio veramente Rete Veneta, ringrazio Mirella perché fa delle cose che, non lo so, sono straordinarie veramente, ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a questo aiuto, però oggi veramente devo dire che questa cosa mi sta emozionando tanto, perché Rete Veneta si muove, veramente l'unica, diciamo, io ormai la chiamo famiglia. Mirella, non si conta più neanche le famiglie che hanno ricevuto attraverso i nostri spettatori un aiuto, no?
che ringrazio tantissimo tutte queste persone, questa grande famiglia, perché come vedete il momento è veramente drammatico. Sarà perché io lo vivo e dicevo prima a Lorenzo, sono in trincea perché fra poco mi servirà anche quella roba là, perché è così, però non si muove paglia, cioè non c'è lavoro, è là la grande sofferenza. Non c'è lavoro, abbiamo stipendi bassissimi, abbiamo cose che fanno ridere, pensioni da 250 euro, stipendi da 600 euro. Ma come fa una famiglia a vivere? Io lo dico, lo ridico, però io penso che a furia di dirlo qualcosa dovrà muoversi. Comincio a diventare ottimista, direttore. Non voglio essere più pessimista, io voglio che domani mattina ci sia tanto lavoro, che gli alpini vadano là, portino a casa lavoro per i nostri, noi andiamo là a lavorare, cioè facciamo un casino della Madonna, però troviamo un po' di lavoro, perché questo serve. Perché lavoro vuol dire salute, perché vuol dire pagarsi le visite mediche, vuol dire avere le medicine, vuol dire andare a fare la spesa, vuol dire crescere sani i bambini, perché se non hanno da mangiare con che cosa crescono? Perché parliamo noi di alimenti buoni, ma se uno non ha i soldi cosa fa? Con questi stipendi cosa prendono? Questo non riusciva neanche a fare la spesa. È una settimana che io sono tempestata di telefonate. Stamattina alle 7 ho chiesto a Riccardo Barbisan, che era ospite a Sveglia Veneti, dammi una mano, perché non sanno più dove sbattere la testa. Perché un conto è parlare, un conto, come dice Francesco, è agire. Questi hanno bisogno subito di qualcosa, di una borsa della spesa, di 2 lire per pagare la bolletta, perché non vengono tagliati i fili. Non si può dire domani, domani, domani. Bisogna fare subito. E questo, devo dire, la grande famiglia di Rete Vente riesce a farlo subito. Io poi farò vedere, ho un altro maloppo, grazie, vi voglio un bene dell'anima. Però questo ci permette di far respirare queste povere persone, queste famiglie, questi bambini che indipendentemente dalle storie dei loro genitori non c'entrano assolutamente niente. E cosa facciamo? Cosa facciamo? Li mettiamo in casa famiglia? Cioè togliamo tutti i bambini e li mettiamo in casa famiglia? Perché è inutile che ce la vengano a raccontare. Queste sono le situazioni. Se tu non dai il tetto e il mangiare al tuo bambino, non te lo lasciano. E qua vorrei che la politica intervenisse. Cerchiamo un attimo di far respirare queste famiglie, perché sono dei bravi genitori, sapete. Sono cattivi genitori che magari riescono ad avere i figli perché hanno i soldi. Questi invece, cioè, non hanno i soldi, non hanno lavoro, e poi magari sono bravi genitori e vengono portati via i figli. Ma che casino ha combinato la politica? Basta, mi fermo. E viva gli alpini, viva gli alpini, viva gli alpini. Centinaia di sms per le... per le penne nere, avete visto anche Pordenone, molti dal Friuli che dicono ci tratteggiano una situazione che sta migliorando, ma venite a Pordenone e vi rendete conto che è un disastro. Prima di andare dall'associazione Movimenti, che poi presenterà Mirella di nuovo, vediamo una storia, la storia di un uomo anziano, e ovviamente poi torniamo dagli alpini, che sempre per motivi burocratici deve rinunciare ad un aiuto importante. Vediamo di cosa si tratta. La mia badante adesso non l'ho ancora pagata, sono 438 euro, va bene, mentre fino ad ora i sociali mi hanno sempre dato praticamente il denaro per poterle pagare, insomma, finora non ci sono stati problemi, tutto di un colpo, basta, sono diventato ricco. Il signor Giampaolo è pensionato e invalido al 90%. Fino al mese di marzo riceveva dal comune un contributo per pagare una badante part-time. Da aprile il contributo si è bloccato, non perché, come scherza lui, è diventato ricco, ma perché sono cambiate le norme della presentazione dell'ISEE. Ho ricevuto una lettera dei servizi sociali di Via del Carmine, la quale mi dice che praticamente i miei dichiarazioni ISEE non sono conformi. La badante che lo accudisce chiede al signor Giampaolo di essere pagata. Lui purtroppo non ce la fa, dice, e la situazione lo logora tanto da non dormirci la notte. Il suo non è un caso isolato. La revisione dell'ISEE ha creato parecchi casi come il suo. In attesa che anche l'INPS fornisca un nuovo regolamento, lui chiede che il comune continui a versargli il contributo. Che l'INPS deve rifare tutti i moduli di richiesta dell'ISEE, perché quelli che ha fatto finora ultimamente sono sbagliati, perché non si può far passare un reddito quando invece è una spesa. Servizio di Francesco Rattai. Allora, Sabrina Mazzon è la presidente dell'associazione Movimenti, dicevamo prima con Mirella, che ha dato una grande mano alle nostre famiglie con un contributo importante.
Ecco, che cos'è l'Associazione Movimenti, signora Mazzoni? Intanto mi permetto di ringraziarvi per l'invito per questa serata e soprattutto perché siamo in presenza degli alpini e ci accomuna lo spirito e la voglia di fare ciascuno la propria parte. E lo spirito della nostra associazione è proprio questo. Noi siamo un gruppo di cittadini normali, tutti impegnati nell'associazionismo, quindi attivamente, e hanno pensato che si potesse fare qualcosa di più, cioè poter stimolare le persone alla riflessione, all'analisi e alla capacità di autocritica. Per questo abbiamo fondato la nostra associazione Movimenti, che già nel nome... Dove a Salgareda. È un'associazione non profit, già nel nome il contenuto, Movi, da muovere, latino, quindi uno sprone a muovere, a aprire, che cosa? La mente. Nel nostro simbolo poi c'è schematizzato lo stemma, diciamo, dell'elettrocardiogramma, cioè attività, voglia di essere attivi, attivi mentalmente e attivi nella società. E per questo creiamo una serie di eventi di carattere socioculturale che stimoli proprio la riflessione. Nei diversi ambiti, siamo attivi dal gennaio del 2015 e abbiamo già toccato alcuni temi importanti come la disabilità, con una 3 giorni, lo scorso ottobre, la cultura veneta con un cineforum, sempre in 3 eventi, con la presenza anche dei registi di 3 film importanti realizzati nel territorio. E attualmente stiamo anche collaborando con un'associazione Onlus, che è Oltre l'Indifferenza, che sta mettendo in azione un progetto interessante che si chiama Casa Mia e tratta della disabilità nel tempo libero, un punto di riferimento per i loro soci disabili nel tempo libero. Poi un grande evento sarà sabato prossimo e avrei piacere però di farlo presentare al vicepresidente che abbiamo... Prego, grazie. Alex Minuzzo, vicepresidente. Sì, buonasera a tutti. Sabato sera, dopodomani, a Salgareda ospiteremo una prima nazionale di teatro civile. Una compagnia teatrale milanese, Itineraria si chiama, fedelissima ormai di Salgareda, ci ha chiesto, vista anche il nostro impegno, i nostri valori, i nostri ideali che ci muovono, di essere proprio a Salgareda per mettere in scena la loro prima nazionale di questo spettacolo che parla del mondo del gioco d'azzardo. Poi seguiranno compagnie venete, immagino, no? Diciamo che noi esploriamo un po' tutte le forme dell'arte e cerchiamo questa di muoverci. Questa è la locandina dello spettacolo. Questa è la locandina. Fabrizio De Giovanni, che vedete, è uno degli autori, nonché l'attore principale. È una compagnia che collabora a stretto contatto con Dario Fo, quindi siamo ai livelli più alti dell'arte teatrale italiana. E quindi questo è sicuramente un onore per noi e per il territorio. Tra l'altro, scusi, storie di chi gioca sulla pelle dell'altra. Si parla di ludopatia, immagino, non so, giochi si parlerà d'azzardo. Si parlerà ad ampio spettro sul mondo del gioco e quindi le ricadute sociali, economiche, anche politiche e perché no, di tutto quel mondo oscuro che sta dietro e che porta alla rovina delle famiglie, che porta alle situazioni di cui parlava anche Mirella in precedenza, e quindi è un'occasione per riflettere, soprattutto perché una cosa che muove il nostro agire è proprio questa: stimolare la gente a farsi delle domande su quello che gli accade intorno e a trovare le proprie risposte, perché se con consapevolezza affrontiamo la società è più facile che riusciamo tutti insieme a migliorarla. Molto interessante, perché si possono fare tante cose concrete come fa Mirella, però bisogna anche sensibilizzare su alcuni problemi che sono devastanti. Ci sono famiglie, ragazzi soprattutto, ma anche anziani devastati dalle slot machine, dalla ludopatia, diventa una malattia vera e propria. Quindi grazie, ne parleremo ancora, poi magari seguiremo anche direttamente questa vostra attività teatrale. Pensioni basse. Ci vogliono le integrative, ah sì, con quali soldi sottoscrivo se i salari stanno scendendo, come diceva Mirella. Allora, prima di tornare dagli alpini che saranno, come dicevamo, fin dall'inizio ad Asti domenica per la grande 89esima adunata delle Penne Nere,
Vediamo cosa sta succedendo nella ex base di Cona. Ieri c'è stata molta tensione, l'intervento delle forze dell'ordine, qualcuno dice addirittura, ma insomma, mandate l'esercito e se non mandate l'esercito mandate gli alpini. No? Adesso sentiamo le penne nere a riguardo. Vediamo che cosa, quali sono le conseguenze di questa rivolta all'interno di questo centro di accoglienza. Il giorno dopo il principio di rivolte, gli scontri con le forze dell'ordine da parte di un gruppo di profughi alloggiati, ma forse sarebbe il caso di dire stipati, nell'ex caserma di Cona, e un intero territorio a interrogarsi sulla gestione di un'emergenza che rischia di sfuggire di mano. La prima a muoversi è la prefettura di Venezia. 10 profughi sono stati trasferiti da Conetta in altre strutture temporanee di accoglienza della provincia di Venezia. Vanno a sommarsi ad altri 14 trasferimenti avvenuti martedì scorso. Ma pare una goccia nel mare a chi, come il sindacato di polizia, vorrebbe una soluzione molto più drastica. L'UGL Polizia di Stato di Venezia chiede che ci sia l'immediata chiusura della base di Conetta o quantomeno un ridimensionamento drastico della presenza di profughi al proprio interno. Ovviamente, se non fosse possibile chiudere in fretta la base di Conetta, chiediamo quantomeno che venga ripristinato immediatamente la vigilanza fissa H24 della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Sempre la Prefettura di Venezia ha annunciato che saranno richiesti 600 nuovi posti ai comuni nei quali attualmente non sono ospitati migranti. Come dire, se l'accoglienza diffusa non c'è e si creano polveriere pronti ad esplodere, come le centinaia di profughi nell'ex base di Conetta, è proprio perché non tutti i comuni finora hanno fatto il proprio dovere e dovranno cominciare a farlo presto. Intanto la vicenda dell'ex caserma di Cona arriva in Consiglio regionale. Stamattina ho protocollato una mozione per fare in modo che la Regione tratti con il Governo centrale per trovare una soluzione. Non è più possibile per queste persone rimanere ammassate in numeri così eccessivi all'interno di una base che sarebbe dovuta bastare per la prima accoglienza. Commentando a caldo gli ultimi fatti avvenuti nel suo comune, il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, ha chiesto alla classe politica locale e nazionale una svolta nella gestione dell'accoglienza profughi. Ci vogliono idee nuove, ha detto. Chi non le ha deve andarsene a casa. Servizio di Filippo Fois, assessore. No, intanto perché, visto che parliamo di politica, siccome se devo litigare sui temi della politica col governo, mi levo il cappello. Ma poi fa anche molto caldo. Rispetto all'associazione Alpini che parliamo stasera dei nostri valori. Sì. Poi lo rimetto quando parliamo delle associazioni, perché grazie a Mirella e alle associazioni presenti stasera, comunque molti dei problemi vengono risolti nelle nostre famiglie anche a Venete. Vediamo che questo governo ha fallito su tutto, bisogna che ce lo diciamo, perché il fallimento è completo. Allora, profughi, tanto quelli che abbiamo visto lì a Cona come Bagnoli, come a tante parti, sono quei ragazzotti che di profughi non ce n'è neanche uno, perché di profugo lì non ce n'è neanche uno, sono sti africani clandestini che sono venuti qua a sperare di trovarsi da fare da qualche parte oppure a fare tutte le cosacce che loro sono abituati a fare e di famiglie, bambini e di quello che ci aveva parlato prima neanche l'ombra. Tu dici ragazzacci che è meglio che li teniamo da dove li rimandiamo da dove sono venuti, che così abbiamo risolto il problema per le forze dell'ordine, per i comuni che li ospitano, per i sindaci e per tutto quanto il resto della compagnia. Secondo, il fallimento sulle politiche del lavoro, tante belle parole sul lavoro, sulla famiglia. Allora, sul lavoro c'è una crisi in atto, siamo di nuovo in deflazione, se nessuno lo sa, e quindi altro che ripresa, lo vediamo sulla pelle delle nostre famiglie e sulle imprese che non stanno per niente riprendendo, anzi. Secondo, ho letto prima una bella che nascondono i fallimenti del governo con le unioni civili. Cioè, siamo andati a batterci il petto sulla famiglia, su aiutiamo le famiglie, portiamo sul sociale il Family Day, andiamo al Family Day, l'unica cosa è stato capace di fare Renzi è fare questa legge sulle unioni gay. Io non ho nulla che contro i gay, ma io penso che prima di tutto bisogna comunque che un governo serio dia una risposta alle famiglie, a tutti quelli che sono in crisi e che non solo Mirella porti l'assegno a sti poveri disgraziati che non sono senza lavoro e non hanno un soldo, ma che comunque ci sia una politica governativa, buttiamo via un sacco di soldi per tante cose inutili quando basterebbe fare una politica seria sulla famiglia, che porterebbe non solo ad avere più figli in questo paese, quindi non abbiamo bisogno
del lavoro degli immigrati che vengono qua, ma allo stesso tempo daremo anche un reddito sicuramente ai nostri figli che hanno bisogno. Quindi dobbiamo cambiare completamente questo governo. Noi come Lega ce ne stiamo provando, siamo contro, e lo abbiamo detto con i nostri sindaci alle unioni dei gay, ma non perché i gay possono fare quello che vogliono, possono andare dove che vogliono, ma io penso che un sindaco, e noi lo siamo, qui c'è anche Floriano, ha prima il diritto e il dovere di portare il benessere alle proprie famiglie della propria città. E quindi ci stanno proprio prendendo in giro su questi argomenti, che sono argomenti comunque che ai cittadini normali, alle famiglie normali, non gli interessa assolutamente niente, perché poi devono portare a casa il soldo e il companatico ogni giorno ai propri figli. Questa è la realtà di questo governo fallimentare. Allora sentiamo Michele, abbia pazienza. Favela, per pazienza, Favela, l'indipendenza bene. Non voglio essere la voce stonata qui per rompere, no. Contro gli alpini, o anzi, onore agli alpini e soprattutto complimenti a Mirella per quello che sta facendo. Allora, naturalmente io rappresento Indipendenza Veneta, mi piacerebbe un giorno vedere gli alpini veneti, ma questo è un mio desiderio personale. Però per quanto riguarda proprio gli alpini devo fare i complimenti, l'avevo ricordato anche tempo fa, proprio a Campo San Martino, grazie agli alpini le mura di Villa Breda sono ancora in piedi, perché altrimenti forse per qualche altra istituzione sarebbero crollate. Allora onore per tutto quello che stanno facendo. Poi stasera una nota che voglio far notare, che voglio mettere così in risalto. Stasera non ho la mia cravatta gialla, lei sa che il giallo è il colore che accompagna l'indipendenza e che è legato all'indipendenza, ma una cravatta nera in segno di lutto, perché 219 anni fa cadeva la Serenissima Repubblica per mano di un piccolo uomo francese arrogante e ladro, e naturalmente non sto dicendo delle bugie perché questo ha fatto in Veneto, il Bonaparte. E purtroppo è anche così l'autore o colui che ha creato la bandiera cisalpina, che poi ha dato la bandiera che porta i colori della bandiera italiana, del tricolore. Lo dico questo perché ci sarà una manifestazione a Bassano il 28 di maggio proprio con il tricolore, e faranno una bandiera, mi sembra di aver letto sul giornale, di 1797 metri, ecco, proprio in corrispondenza dell'anno in cui è caduta la Serenissima. Questo credo sia un atto irrispettoso che potevano evitare. Allora, noi stiamo raccogliendo dei soldi come Indipendenza Veneta, compriamo 64 metri di bandiera, così arrivano a 1861, hanno una bandiera più lunga e testimoniano anche quando è nato il Regno d'Italia, perché visto che si chiamava Regno d'Italia nel 1861 e a quell'epoca il Veneto non ne faceva parte, hanno motivo di festeggiare ancora di più. Ecco, tolta questa nota, diciamo così, di colore, ma non voleva essere polemica, però mancanza di rispetto, di un po' di sensibilità che dovrebbe essere invece maggiore nella nostra terra, nel nostro territorio, perché proprio sentendo Mirella, e gli alpini sono in netta contrapposizione con lo Stato italiano, uno Stato che si preoccupa adesso di portare via la casa a tante famiglie venete che non riusciranno forse a pagare le famose 18 rate. C'era anche un alpino che ha scritto dicendo mi stanno portando via la casa. Ecco, va ricordato che anche se non sono consecutive la banca senza andare in tribunale potrà portare via la casa, e a peggio ancora va per le aziende, perché dopo 3 rate potranno anche diventare proprietari dell'azienda e dei macchinari dell'azienda, proprio in un momento di crisi. Allora viviamo in uno Stato che è assolutamente in contrapposizione con la solidarietà che si respira adesso con gli alpini e con Mirella, con il senso di famiglia e con il bisogno che c'è di stare assieme, quella che si chiama comunità e che è scomparsa. Evidentemente allora non sanno non solo fare politica, ma non hanno capito nulla di quello che serve alla gente. Grazie Favaro, poi torniamo da lei ovviamente come da tutti gli ospiti. Mi fate rivedere questo, i miei nonni e i nonni di mio marito sono stati in guerra, uno è stato ferito, uno non è tornato, nessuno è andato a fare il profugo in Africa, onore ai nostri nonni. Leggiamo alcuni sms per i nostri amici non vedenti. Allora, vediamo ancora sempre sui migranti cosa succede. C'è stata una visita nell'ex Serena, l'ex caserma Serena nel Trevigiano. Vediamo questo servizio.
Gita all'ex Serena, non proprio ma quasi quella di oggi dei consiglieri comunali di Treviso. Puntuali le 8:30 hanno varcato i cancelli della struttura tra Treviso e Casier e per 1:30 hanno curiosato tra piazzali, mense e camerate in quella che in altri tempi si sarebbe chiamata un'ispezione. Era logico che non trovavamo certo i gestori della caserma Serena impreparati. Abbiamo visto un po' tutto il sito, diciamo che dal mio punto di vista manca nelle manutenzioni. Oltre 500 profughi accolti in quella che si sta configurando come una cittadella dell'immigrato. Ci sono tra l'altro 28 etnie dentro e poi li ho visti anche che alcuni lavoravano perché c'è un laboratorio di falegnameria dove gli insegnano appunto a utilizzare il legno e anche un laboratorio di cucito. Un centro che è anche volano di economia e lavoro, sconosciuto agli stessi consiglieri. Ho scoperto, cosa che non sapevo, che dentro ci sono 50 persone assunte prese dalle liste di collocamento con un contratto a tempo indeterminato per 14 mensilità a 1.100 euro al mese. Quindi questa cooperativa ha anche assunto dei nostri concittadini. Al di là della condizione, alla fine ognuno è rimasto della propria idea. È sbagliata una concentrazione di richiedenti asilo, quindi di stranieri che poi solamente una minima parte avrà lo status di rifugiato. Servizio di Cristiano Facca, avete visto due consiglieri comunali di Treviso, Sandro Zampese e Antonella Tocchetto. Allora sentiamo ancora Pettenà e il sindaco Zambon su questa questione. Molti davvero, guardate, arrivano tanti sms che auspicano l'intervento degli alpini. Tecnicamente è possibile, cioè, che gli alpini in qualche modo si occupino dell'emergenza migranti, Pettenà? Beh, colgo l'esempio, visto che siamo in ambito politico e appartengo a uno schieramento ben preciso che ha le idee chiare circa questa invasione, perché di un'invasione si tratta. Io parto già da un concetto chiaro: l'Italia non può accogliere l'Africa, penso che sia chiaro a tutti, e qui non è questione di carità, di volersi bene, di dare il proprio supporto a chi ne ha veramente bisogno. Questa è una invasione programmata. Come si fa a portare qua e poi sbatterci sul naso che ci sono 800 quando ci sono a Cona, 500-600 a Dosson, la prefetta che non fa entrare il sindaco della città per vedere chi c'è dentro, quanti ci sono? Ma dove siamo? Che paese di balocchi siamo qua? Io come sindaco, cioè chi è sindaco o chi ha una responsabilità amministrativa deve sapere nel suo territorio chi c'è e cosa non c'è e prendere eventualmente delle contromisure. Facendo così, quella gente che la Mirella va a trovare o che telefona ogni giorno, quello che non ha le bollette o l'altro che non ha la pensione e non va a curarsi i denti o non va a prendersi le aspirine, non gliene frega assolutamente niente di vedere queste situazioni qua, perché lui non sa cosa mangiare e dare da mangiare ai suoi figli e sapere che questi qua, o la cooperativa, perché poi non li vedono direttamente questi clandestini, i famosi 37 euro, però girano 37 euro. E la prospettiva è che rimangono qua qualche anno a bigollonare in giro per le città e li vediamo. E per fare domanda anche a un sindaco, per chiedere a qualcuno se deve andare a scopare un po' di foglie, deve fare chissà quale burocrazia, altro che il ponte di Bassano. Ma dove siamo arrivati? Qua sta l'inefficienza di chi programma queste cose, di chi ha l'autorità, e non sempre l'Europa. Siamo uno Stato, c'è un ministro, c'è un consiglio dei ministri, e là si devono prendere delle decisioni d'artiche. Aiutiamoli a casa loro, iniziamo perlomeno. Altrimenti cosa facciamo? Fra qualche anno sicuramente qualche scontro arriverà anche qua, perché non ci stiamo più. E non abbiamo più... Questi centri di accoglienza stanno scoppiando. Ma qua in Veneto, che siamo campioni dell'accoglienza? Sindaco, sempre su questo... Ma io penso che gli alpini non abbiano ragione di essere coinvolti direttamente in questa gestione, anche se so che la Presidenza nazionale si era resa disponibile a ragionamenti legati alla solidarietà che appartiene agli alpini. Io sono un po' preoccupato sulle notizie che circolano in questi giorni relativamente non tanto ai richiedenti asilo che avranno i requisiti di profugo, perché di fronte al profugo io credo che chiunque si debba inchinare e penso che anche chi mi ha preceduto condivida questo ragionamento. Il vero problema è che se i numeri saranno quelli che qualcuno prospetta e come diceva prima l'assessore Pan, si vede insomma un po' da quelli che frequentano questi centri, lo Stato deve fare la sua parte, cioè riprenderli e riportarli a casa, perché non possono diventare clandestini nel paese
in una situazione che oggettivamente non consente di poterli accogliere, perché sono capitate sicuramente migrazioni e flussi, ci sono stati dei flussi per il passato che hanno determinato successivamente delle sanatorie, ma eravamo in condizioni economiche per questo paese decisamente diverse da quelle di oggi, e per cui credo che da questo punto di vista debba essere chiaro che nel momento in cui viene riconosciuto che non sono profughi, non hanno le caratteristiche, posso dire che ce n'è qualcuno. Io ho vissuto la vicenda di una persona che tra l'altro è stata ricoverata con un TSO conseguente alle traumi derivanti dalla guerra, ed è provato, quindi se ci sono dei casi, diciamo che non ci siano, certo. Quelli sono quelli che vanno individuati e che vanno salvaguardati, che vanno assolutamente per i quali va dato asilo, gli altri devono essere rimandati a casa, altrimenti diventa una scorciatoia. Allora, prima di sentire Don Giorgio Zacchi, tra l'altro è di origine siriana, sì. Ecco, beh, quindi mi interessa sapere come la pensa sui migranti, e Mirko Lorenzon, volevo chiedere di nuovo su questo anche un parere all'onorevole Dinca. No, su questo, sul tema dei migranti, molti dicono ma i 5 Stelle sono buonisti, è vero questo? Sono per, diciamo, per farli entrare. Parole. Addirittura, così addirittura. Così. E chi è che racconta questa bugia in giro che non ho capito? Così si interessante come punto di vista, sarebbe molto interessante poter capire chi è che l'ha detta. Io credo invece che abbiamo una posizione corretta, tra l'altro nei prossimi giorni faremo anche una visita in una di queste strutture, va bene, quindi probabilmente nei prossimi giorni avete notizie, insomma, di quanto siamo buonisti. Non è questione di essere buonisti, il problema è che nel nostro paese il migrante costituisce una fonte economica. Quando pensiamo ai 35 euro famosi che vengono dati, sono 3 euro dati al migrante, 32 invece vengono dati appunto all'associazione o a chi va a gestire il migrante. Se facciamo un numero, facciamo 32 per i 200.000 migranti che abbiamo avuto, insomma, nel 2015, capiamo di quale giro d'affari parliamo, insomma. Parliamo di 1 miliardo di euro, sono bellissimi soldi, soldi importanti, che fanno gola assolutamente a chi come Mafia Capitale, Buzzi Carminati ha definito, insomma, il business del migrante molto più redditivo che trafficare in droga e in armi. Quindi parliamo di persone, parliamo di esseri umani che vengono utilizzati, rimangono nel nostro paese spesso per, nel 2014 rimanevano per 540 giorni prima dell'identificazione, in Germania ci vogliono 90 giorni. La differenza vuol dire 35 per 540 o 35 per 90, quindi si può capire di cosa parliamo in termini di soldi. Parliamo di persone, sicuramente, persone che hanno problemi, giustamente il sindaco prima ha definito che vi sono problematiche importanti, è chiaro che abbiamo firmato dei trattati internazionali per accogliere persone che fuggono da zone di guerra, altri invece sono rifugiati economici. Il nostro paese riceve queste persone perché è definito, così si può dire, un paese ricco nei confronti dell'Africa subsahariale, insomma, o di altri paesi, il Bangladesh o il Pakistan o l'India o altro. Siamo un paese ricco per modo di dire, insomma, eravamo più ricchi una volta sicuramente che adesso. Oggi noi soffriamo di un male estremo, e togliamo la parte migranti se fosse possibile e pensiamo alle nostre famiglie. Noi soffriamo di uno spopolamento, io vengo dal Bellunese, io lo ripeto spesso, il Bellunese ha, siccome per poter far sì che la popolazione del nostro paese rimanga uguale, ci vogliono 2,1 figli per donna. E siccome noi abbiamo invece nel nostro paese 1,39 nel nostro paese inserito come Italia, 1,42 nel Veneto, abbiamo nel Bellunese 0,75, quindi vuol dire che tra 40 anni probabilmente avremo un terzo di bellunesi. Io sono bellunese, quindi sarò una piccola minoranza all'interno delle mie bellissime montagne, ma non andrà meglio, molto meglio i veneti, insomma. Quindi noi dobbiamo sì probabilmente pensare alla parte migrante, ma se non vogliamo veramente pensare a qualcosa di diverso, occorre che il governo, occorre, ma anche i governi precedenti, perché bisognava iniziare probabilmente nel 92 o nel 90, quando gli indici di spopolamento furono così gravi, a pensare alle nostre famiglie. Oggi per certi versi è tardi, non è mai troppo tardi per invogliare, dov'è qua la telecamera? Dammi una telecamera, per far figli, per cortesia. Chiaramente è una cosa brutta da dire in questa maniera, ma se vogliamo salvare per certi versi la nostra nazione, occorre che i giovani pensino veramente di poter fare famiglia e di trovare quegli stimoli anche dal punto di vista economico, sociale, una tranquillità che può essere data attraverso sì lavoro, e qui mi ha perfettamente ragione, ma anche la copertura che alcune volte è importante avere attraverso anche dei nuovi metodi come il reddito di cittadinanza, che dà la possibilità di poter superare quei momenti di difficoltà che tu, Mirella, vedi ogni giorno, avendo quel
quella possibilità di avere un piccolo reddito che ti permette tra un lavoro e l'altro di superare momenti di crisi molto difficili. Ecco, io credo di aver concluso. Famiglia, un po' di reddito per le persone che non ce la fanno, e sui migranti credo che nei prossimi giorni daremo sicuramente un segnale molto molto forte. Allora, chi non ha mai letto 100.000 gavette di ghiaccio lo faccia e capirà di quali sublimi sacrifici sono stati capaci gli alpini. Sono orgogliosamente figlia di un alpino. Buona serata. Paolo Monelli, Rigoni Stern, sono libri fantastici, no? Le scarpe al sole, il sergente nella neve. Dottore, lei diceva più o meno, mi pare, le stesse cose prima che iniziasse su questo calo demografico, sì, impressionante, sì, no? Sì, assolutamente. Io penso che sia... sono dei problemi macroscopici con un insieme di variabili, per cui è spesso superficiale tirare delle conclusioni se non si tengono conto di tutti i fattori. Uno dei fattori è esattamente quello che è stato detto chi mi ha preceduto. Ho sentito pochi giorni fa una conferenza di un demografo che era impressionato perché i politici non si sono accorti di una cosa che è successa nel 2015. Nel 2015 l'indice di natalità mi risulta 1,34 per coppia in Italia. Per essere in equilibrio, come diceva giustamente, una coppia deve avere due figli. E fino a qualche anno fa, prima del 2015, questo era in parte compensato dagli immigrati. Adesso qui si vede anche proprio le cause-effetto. Siccome gli immigrati poi si adattano allo stile di vita del paese in cui vivono, sono loro più bassi ancora, sono a 1,54. Questo è un grosso problema se pensiamo alle pensioni, che non derivano da del denaro accumulato, ma da chi lavora effettivamente. Quindi questo pone un altro problema enorme. Il secondo fatto che è accaduto nel 2015 è che dal 1870, dove sono stati registrati questi fenomeni, si è avuto un record di morti che si sono osservati solo nel 18 e nel 45, dopo le due grandi guerre. Qualcuno, l'interpretazione dei dati è sempre pericolosa e difficile, ma qualcuno ha interpretato questo come l'esempio di un albero che viene scosso e la pera matura cade. Cioè c'è stato un accumulo di morti dei soggetti più fragili nella società, e forse questo è di nuovo il risultato della mercificazione della salute, l'introduzione dei ticket, i ritardi negli esami, eccetera, eccetera, che hanno colpito soprattutto questi. Se lei però mi lascia un attimo, sì, prego, fare un collegamento tra il tema crisi e il tema ricerca. È abbastanza paradossale, ma nei paesi che vengono citati come esempio di risposte corrette ai momenti di difficoltà come il Giappone, quando c'è una crisi economica si investe più in ricerca. Perché di nuovo noi viviamo in una situazione veramente, non saprei se dire paradossale, dove rischiamo di precipitare in un medioevo con questi enormi flussi migratori incontrollati, dove sarebbe troppo semplicistico trovare delle ragioni anche di politica. Sono fenomeni molto complessi e con numeri straordinari che non si sono mai visti prima. E il fatto invece che la scienza, la ricerca oggi, da una cellula della pelle riesce a trasformarla in cellule di tutti i tessuti, si chiama medicina rigenerativa. L'elettronica, quello che fa, si sta pensando a computer che utilizzeranno le cellule del cervello, i neuroni, con l'elettronica. Quindi l'uomo è veramente un essere strano, no? Capace di guardare all'infinito, di precipitare nell'inferno. Sulla ricerca, e termino, quello che si sta cercando, e che è un messaggio anche a cui tiene molto Franco Masello, è quello che dice: attenzione, che l'economia del bullone, su cui, faccio l'esempio del bullone, si è basata la leadership di molti imprenditori anche su questo territorio, soffre di due elementi: la manodopera ad alto costo e materia prima, e può essere un paese emergente capace di fare il bullone. Ma c'è un'economia che non è copiabile, è l'economia della conoscenza. Noi esportiamo cervelli e quindi ricchezza ogni anno in maniera impressionante. Formare un dottorato di ricerca costa 500.000 euro e le università straniere sono piene di dottorati di ricerca italiani che creano ricchezze e prodotti. Forse nell'iPad che ha anche lei, assessore, c'è dentro qualche ricercatore italiano che ha contribuito, ma i soldi tornano negli Stati Uniti. Quindi
se vuole termino con un invito, la ricerca va tenuta conto anche nel momento di crisi, perché potrebbe essere una delle risposte alla crisi. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, vediamo il Banco Solidale la giornata di ieri, poi sentiamo Mirko Lorenzon e Don Giorgio Zacca. Bici grande, vai! Perché vediamo subito se funziona. Vai! Sono le prime pedalate della bambina di Nicolina, una giovane mamma sola con due figli che affronta ogni giorno la difficoltà della crisi. E mercoledì, durante la giornata del Banco Solidale, oltre alla borsa della spesa per la piccola, si è avverato un desiderio tanto atteso. C'è una sorpresa, perché oggi è arrivata la Nicolina con i suoi due bimbi a fare la spesa, e c'è una bellissima sorpresa perché abbiamo la bicicletta nuova per la Caterina, ma lei non lo sa. Andiamo a vedere cosa succede. Così tutti i volontari del Banco Solidale per qualche minuto si sono fermati per condividere un piccolo momento di felicità per una famiglia dove ogni giorno è una continua salita. Guardate la bicicletta nuova per la Caterina. Allora, adesso la facciamo vedere alla mamma. Nicolina! Guarda che pensa, Nicolina, tieni, porta la tua bambina, vediamo cosa dice. Vai. Grazie. Nicolina. Com'è? Grazie. Piace, Nicolina, è bella? Gli serviva la bicicletta? Sì. Sì, grazie. Vai, portala la tua bambina. Ma ti piace? Mi piace. Tanto. È proprio grande per te, vedi? È senza una bambina. Mamma, la lasci? Ma come si dice? Grazie. Grazie, grazie, grazie tantissimo. Mamma, attenta che mi ammazzi il bambino. No, grazie. Ed è una cosa bellissima questa, vedere i bambini sorridere, questa mamma sorridere dopo tanta sofferenza. Però una cosa io voglio dire al sindaco, al vice sindaco Grigoletto in particolare: aiutate questa mamma, perché lei ha grandi problemi di salute e col lavoro non ce la fa. E cosa facciamo con questi bambini? Sindaco, sto parlando a te, sindaco Manildo. Ti prego, aiutami, perché io fin là posso arrivare. Poi devi aiutarmi anche tu, perché lei proprio non ce la fa più, non so cosa fare. Guardate com'è, come fa a lavorare questa mamma, è da sola. Aiutatemi per cortesia, aiutatemi ad aiutare. Servizio di Cristiano Facca, dobbiamo andare in pubblicità, sono le 22.35 perché è un po' tardi, ma poi recuperiamo, sforeremo un po', ma stasera è una puntata importante con le penne nere e i temi che ci stanno a cuore. Pubblicità e poi torniamo subito in studio. Grazie.